grazie a Ariane Tudib che ha voluto fortemente che si facesse questo intervento per far sì che la popolazione potesse accedere a vedere realmente dove Papa Celestino V ha alloggiato qui a Palena. Naturalmente tutte le cose si fanno con l'unione, con l'impegno, con la sagacia, e in questo caso mi corre obbligo ringraziare il mio amico coetaneo Vincenzo Ingani, il geometra del Parco Nazionale della Maiella, che ha seguito i lavori nella fase sia di progettazione, di esecuzione e di rendicontazione. Quindi grazie allo sforzo notevole e al lavoro che è stato eseguito, secondo me, da Palenium Tourism, anche oggi riusciamo ad avere questa bella peculiarità e questa opera in più. Per quanto riguarda i dettagli tecnici e quant'altro, con molto piacere, ringrazio di quello che è stato fatto, passo la parola al mio amico Vincenzo Ingani. Ringrazio per la dichiarazione di amicizia che va sempre bene, perché se non altro siamo coetanei. No, vabbè, l'amicizia è... Niente, io sono Giovanni Ingani e sono il responsabile dell'ufficio manutenzione e lavori pubblici. Non mi occupo prevalentemente di sentieristica, però questa cosa, siccome di Palena, anche su sollecitazione del sindaco, l'ho presa a cuore. Ecco, veramente con dei fondi, non dico diciamo abbondanti, diciamo giusti, siamo riusciti, e con la buona volontà di Palenium Tourism, che ha accettato poi le clausole ovviamente di un minimo di contrattualità che bisognava fare, abbiamo individuato il percorso ripulito per accedere alla grotta di Celestino e creare comunque un anello per risalire su. L'intervento oltretutto non è stato solo questo è l'intervento che si è ubicato qui sull'eremo, si è provveduto a risistemare la passerella del passetto a metà strada e a realizzare un ponticello in pietra, almeno dall'aspetto in pietra, che poi ha un'anima più consistente, per evitare dei scogli dell'acqua, di tutta una serie di fanghiglie che si creava. Io devo ringraziare comunque i dirigenti del PAI che mi hanno messo a disposizione le somme misurate, ma le hanno messe a disposizione, augurandomi che questo è un discorso che vada avanti sia con i finanziamenti europei sia con qualche impegno dell'ente parco, anche senza esagerare. Bisogna dimostrare buona volontà con piccole somme, ma tanta buona volontà, e con l'aiuto del Signore sempre, Sua Eccellenza il Vescovo ci può fare una preghiera, cerchiamo sempre, ogni anno cercheremo di migliorare i sentieri qua e soprattutto l'accessibilità alle grotte dove è stato, è acclarato che è stato Celestino V. Io ringrazio il pastore.